Higgs in definitiva si rese conto che il fatto di interagire o meno con il campo che porta il suo nome è del tutto equivalente alle stesse conseguenze, e quindi con un piccolo salto logico è la stessa cosa, a avere o non avere una massa. Quindi è normale che le equazioni da sole, le equazioni da TQC da sole non descrivano la possibilità di una particella di avere o non avere massa, perché non è una sua proprietà intrinseca, una sua proprietà propria, ma è qualcosa che le deriva dalle sue caratteristiche e dall'eventuale interazione con questo campo. Come si fa a dimostrare che X ha ragione? C'è un modo solo per farlo. Il campo di X, come tutti gli altri campi, deve poter essere citato e quindi deve essere possibile scoprire una particella di X, il bosone di X. Ma X si rese conto subito del problema dietro questa ricerca. La particella di X, come tutte le altre, può interagire col campo di X. Essendo la particella del campo di X, è quella che interagisce con maggiore intensità di tutte. Lei adora il proprio campo, è il suo campo, poverina, nasce da lì, lo vuole e ne rimane invischiata in maniera grave. Il risultato è che il bosone di Higgs ha una massa mostruosamente alta, troppo alta perché gli acceleratori di particelle ai tempi di Higgs fossero in grado di generarla, di costruirla. Oggigiorno però non siamo più in quelle condizioni. A 50 anni suonati dall'idea della particella di X, ricorderete che nel luglio del 2012 i ricercatori del CERN annunciarono di avere dimostrato l'esistenza della particella di X. L'acceleratore, l'LHC, è stato per la prima volta nella storia un acceleratore in grado di generare non solo la quantità di energia necessaria per sviluppare, per produrre il bosone di X durante un impatto, ma anche la prima macchina in grado di eseguire un numero sufficiente di test per dare supporto statistico a questa misura. Tanto per farvi un'idea, hanno fatto migliaia e migliaia di test al secondo per 2 anni. Quindi nel 2012 si dimostra che il bosone di Higgs esiste, nel 2013 Higgs, che per sua fortuna è ancora vivo, ha ritirato il suo meritato premio Nobel, e quindi siamo tutti contenti? Il bosone di Higgs è stata l'ultima particella, la 17ª particella a essere trovata, a essere scovata. Ora le conosciamo tutte. Conosciamo come interagiscono tra di loro, conosciamo perché ci sono, perché hanno determinate caratteristiche. Abbiamo finito? Per fortuna o purtroppo, no. Il modello standard, infatti, da sempre, presenta un difetto. Piccolo piccolo. Tipo che non sa che cos'è la gravità. Il modello standard straordinariamente non contempla la gravità. È vero, a livello subatomico la gravità non conta nulla, non ha alcun peso, ma a livello stellare, galattico, intergalattico, è l'unica forza che conta. E ciò nonostante il modello standard non la contempla, non ha per esempio una particella che la veicoli, che la descriva. Nuove teorie, come le famigerate teorie delle stringhe, hanno in realtà trovato questa 18ª particella. L'hanno chiamata gravitone, essendo la particella della gravità. Sanno anche che caratteristiche deve avere, ma sanno anche che è molto difficile da identificare. Questa 18ª particella potrebbe permettere il raccordo tra il modello standard e la relatività generale di Einstein e costituire quindi una vera e propria teoria del tutto. Ma la teoria delle stringhe è estremamente complicata e difficile da dimostrare. Per questo motivo alcuni sperano piuttosto
che il bosone di Higgs in realtà non sia esattamente come ce lo aspettiamo, che abbia qualche piccola differenza rispetto a quanto previsto dalla teoria, cosa che ci porterebbe, con un po' di lavoro e un po' di fortuna, a modificare la TQC, quel tanto che basta magari per scoprire che in fondo il gravitone era sempre lì che ci aspettava. Bene, anche questo video finalmente è arrivato alla fine. Se siete ancora lì davanti, grazie della visione. Vi ricordo come sempre che avete a disposizione sia i commenti qua sotto su YouTube, sia la pagina di Facebook della Fisica che non ti aspetti, per lasciarmi richieste e suggerimenti, un po' come ha fatto Alex per questo video. Magari ci vorrà un po' di tempo, ma vorrei cercare di soddisfare tutti quanti. Vi preannuncio già che ho in testa quale potrà essere il prossimo video. Ho già un'idea, ma non sarà semplice da realizzare, non perché l'argomento è complicato, ma perché è insolito. Vorrà essere un argomento bello. Beh, basta spoiler adesso. Grazie ancora per la visione e, come al solito, al prossimo video.